Siamo? Possiamo? Ok, Natale Giusti, vi vicini. Bene, buonasera. Innanzitutto ti chiedo del tuo infortunio che ti ha costretto a essere sostituito nel secondo tempo e poi ti chiedo se c'è rammarico, un po' di rammarico da parte tua per questo impiego non molto frequente tuo come centrale difensivo nelle due gestioni, sia nella gestione Sottili che in quella di Walter Marini. Ok, allora, per quanto riguarda l'infortunio non penso sia qualcosa di grave. Vengo da una settimana dove ho avuto un problema all'anca e sicuramente sarà stato un piccolo risentimento muscolare, anche dato dal fatto appunto che erano tre o quattro partite che non giocavo. E sicuramente c'è rammarico perché avremmo voluto portare a casa il bottino pieno, i tre punti, però ad ogni modo è un pareggio che muove la classifica, perché mi sembra di aver visto che comunque un punticino su le altre le abbiamo guadagnato, siamo sempre a un punto dal nostro obiettivo, che è quello di entrare dentro i playoff, e quindi direi che c'è rammarico, però siamo anche contenti di quello che abbiamo fatto. Sul mio impiego posso dirti che il girone d'andata le ho giocate praticamente quasi tutte con continuità, perché ne ho fatte 16 su 18. Nell'ultimo periodo, io a inizio gennaio ho avuto un problemino fisico al ginocchio, la squadra ha girato perché giustamente ha fatto due risultati importanti tra Messina e Turris, e giustamente squadra che vince non si cambia, e quando ci sono i risultati è giusto confermare appunto gli 11, ma ad ogni modo siamo una squadra dove non ci sono titolari o non titolari, siamo un gruppo unito, remiamo tutti dallo stesso lato e abbiamo un unico obiettivo, che è quello, come ho detto prima, di raggiungere i playoff. Domenico Ferraro, Calzettino Vesuviano. Ciao Alex, una esultanza alla Bonucci. Sì, sì. Un bel gol a Umberto, sì. Qualcosa in me. Sì, esultanza un po' alla Bonucci, perché sento spesso commenti non troppo positivi sul mio conto. So di non essere un campione, so di non essere un numero 10, ma quando si parla di impegno, professionalità, non devono pronunciare il mio nome, quindi l'esultanza era riferita a chi mette parole sul mio nome, sulla mia famiglia, i miei figli, e quindi l'esultanza era rivolta a queste persone che secondo me farebbero meglio a starsene a casa. E per il resto Umberto, gli siamo vicini e sta affrontando un momento brutto. Però noi conosciamo il ragazzo, sappiamo che ha fatto tutta la luce del sole, e sicuramente ci sarà stato qualche cosa che non ha quadrato, ma noi mettiamo veramente la mano sul fuoco perché Umberto è un uomo di valori ed è una grande persona, quindi è con noi anche se non è con noi. Umberto fa parte del gruppo e lo farà fino alla fine della stagione. Raffaele Rizzo, Corriere dello Sport. Ciao. Volevo chiederti, a proposito della fine della stagione, manca ancora un po', però tu la scorsa estate hai sposato il progetto della società, quindi secondo te, al di là di quello che può succedere dopo la fine del campionato, tu ti senti calciatore vai che stabile anche per quello che sarà dopo la fine di questo campionato, o valuterai con la società dopo l'ultima partita? E poi ti chiedo anche una domanda tattica, tu sei esperto, insomma, insieme a Magnus, sei uno dei più esperti, questa difesa a tre con Caldue, Scinaglio, chi per noi, insomma, come la vedi come soluzione alternativa, eventualmente anche principale per quelle che sono le prossime gare fino alla fine del campionato? Ok, allora, per quanto riguarda il mio discorso, io ho sposato una causa, mi sono, come sanno tutti, ridotto parte dell'ingaggio per fare un anno in più di contratto, perché mi sento di qua, la mia famiglia sta bene, i miei figli stanno bene, io sto bene, quindi mi auguro di proseguire qui la mia carriera, diciamo. Per quanto riguarda il prossimo anno, poi se la società mi dirà non vai più bene, non lo so, però per quanto riguarda il mio pensiero, io qua sto bene e mi sento a casa, e i ragazzi della curva, i tifosi, quelli veri, mi fanno sentire a casa, e quindi mi auguro di continuare qua. E per quanto riguarda, dicevi, il modulo, secondo me gli interpreti di oggi
su questa difesa qua sono ideali, nel senso che io il mio ruolo naturale è quello, quello di Meg di Trost è quello, Marco uguale, e secondo me abbiamo difeso molto bene fin quando abbiamo difeso a 3, anche a 4 dopo, perché per necessità abbiamo dovuto metterci a 4, però al primo tempo in particolare non è passato uno spillo, quindi non lo so, poi sono, sai, pareri e cose che deve decidere l'allenatore. Noi ci mettiamo sempre a piena disposizione, a completa disposizione per fare tutto. Caetano Donofrio, Il Mattino. Quanto rammarico c'è, però è vero, si affrontava forse la squadra più in forma del campionato, però giocare quasi un tempo, un po' di più insomma, con l'uomo in più, forse si poteva provare a creare qualcosa più in avanti, ok? Sì. Poteva essere un risultato davvero importante. Sì, sicuramente il fatto di giocare in 11 contro 10 era motivo di sfruttare quel qualcosa in più nel poter creare qualche situazione offensiva, e non ci siamo riusciti, ci abbiamo provato e penso che sia stato sotto l'occhio di tutti che ci abbiamo messo il massimo e abbiamo provato appunto a cercare di portare a casa, come ho detto prima, i 3 punti. Non ce l'abbiamo fatta, c'è rammarico, dovremo migliorare appunto sotto questo aspetto. Davide Soccavo, sta piacendo. Ecco, Davis, non solo alla luce diciamo, del risultato finale di questa partita, ma un po' in generale in base all'andamento della Juventus, ti chiedo adesso che clima si respira negli spogliatoi. Ma il clima è quello che c'è sempre stato. Noi cerchiamo di mantenere sempre un equilibrio, perché l'equilibrio è fondamentale in una squadra, in una società. Abbiamo passato dei momenti buoni e momenti meno buoni, però noi, come ho detto prima, abbiamo sempre cercato di stare in equilibrio. E ora mancano 4 partite, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per centrare il nostro obiettivo. Nello spogliatoio si respira un'aria, logicamente, di rammarico per questo punto, perché volevamo vincere, però allo stesso tempo non abbiamo perso. E quindi portiamo questo equilibrio, questo balance, non so se mi intendi, e spingiamo fino alla fine, perché è alla nostra portata fare i playoff e daremo il massimo per questo. Va bene? Grazie. Grazie ragazzi. Grazie.